Buongiorno e buon caffè, ancora da Praga, dove sono venuto, come sapete bene, per correre la maratona che ho corso ieri. E la domanda che oggi voglio proporvi è questa: che cosa rende più forti, che cosa rende concentrati su un obiettivo e che cosa fa unire anche persone che apparentemente non hanno nulla in comune? Figuriamoci poi quando hanno anche qualcosa in comune. Noi siamo venuti qui a Praga con Ovunque Running, l'associazione alla quale ci rivolgiamo per le maratone. Non è uno spot a loro favore, anche se sono bravissimi, ma non è questo il punto. È che ci siamo trovati insieme, un piccolo gruppo di italiani, con obiettivi comuni, quello di arrivare in fondo alle maratone, tempi diversi, da poco più di 3 ore a sopra le 6 ore, ma legati tutto sommato dallo sforzo, dalla fatica. E si è creato un ambiente molto intimo, molto personale, molto delicato, molto unito. E questo allora mi ha spinto così a ragionare un po', a riflettere su un elemento che forse qualche volta trascuriamo. Vale a dire come la comunione di un obiettivo, la condivisione di un obiettivo alla fine premia sempre il team, premia sempre l'unione, premia sempre la relazione. Che si tratti di pensare all'educazione dei figli, quindi da un punto di vista genitoriale, o sul lavoro, un obiettivo da raggiungere insieme, lottando insieme. È un po' il rallying cry, quel grido di richiamo, quel grido di raduno di cui parlava Lenzioni in uno dei suoi libri, che permette di unire i team, le famiglie, gli amici, le compagnie, tutti coloro che vogliono fare l'impresa. E a volte saper condividere l'obiettivo è quello che trasforma le cose. Saper raccontare qual è quello che si vuole raggiungere, la propria impresa, è quello che permette di trovare una coesione, di trovare forza, di trovare unione. Oggi si parte un po' tutti, ci si separa, ci siamo lasciati con la promessa di rivederci a una prossima maratona, quindi di nuovo la condivisione di un altro obiettivo. Sarà possibile, non lo sarà, non importa. Poi qui semmai scattano delle tematiche di amicizia, di networking, per dirla in ambito professionale, che possono fare la differenza. Ma il punto essenziale è che quando c'è un'impresa da compiere insieme, anche se ognuno con il suo passo, l'unione si genera, l'unione si crea, anche per una piccola cosa come questa. E allora che cosa possiamo fare noi nella nostra vita, nella nostra famiglia, nel nostro ambiente, nel nostro lavoro, per produrre dei team che abbiano realmente la forza di collaborare e di arrivare insieme verso tanti obiettivi? Lascio a voi la risposta. Buongiorno e buon caffè da una meravigliosa mattina soleggiata di Praga.